SPA è una società a maggioranza pubblica, con sede nella provincia di Asti, che tratta, recupera e smaltisce i rifiuti dei residenti nei comuni soci e di altri soggetti pubblici e privati. Gaia è una realtà dell'economia circolare. Il suo sistema impiantistico nel 2022 ha lavorato 185.753 tonnellate di rifiuti, puntando al massimo recupero di materie e di energia, con un'attenzione costante all'innovazione tecnologica. Qualità del servizio, capacità produttiva e attenzione al territorio sono punti fermi dell'azione di Gaia e i risultati raggiunti vengono annualmente rendicontati nel bilancio di sostenibilità. Gaia ricerca un costante dialogo con gli stakeholder, con l'obiettivo di far conoscere la gestione dei rifiuti attraverso visite guidate negli impianti, collaborazioni con artisti ed eventi di portata internazionale. In occasione del bilancio 2022, il Comitato per la Sostenibilità ha deciso di contribuire all'Agenda 2030 dell'ONU, individuando i tre obiettivi più attinenti all'azione di Gaia. Nel 2022 gli investimenti sono stati di oltre 11 milioni di euro e hanno interessato in particolare l'impianto di digestione anaerobica, produzione di biometano e compostaggio a San Damiano d'Asti. Il fatturato complessivo è stato di oltre 28 milioni di euro e il valore economico generato, distribuito agli stakeholder, è stato di oltre 23 milioni di euro. Gaia nel 2022 conta 164 lavoratori e l'89% con contratti a tempo indeterminato. Il costante dialogo con i lavoratori ha permesso di proseguire lo smart working per gli impiegati e l'attivazione del piano welfare per tutti i dipendenti. L'adesione al piano è volontaria, con incentivi proporzionali alla quota di conversione del premio di produzione. L'impegno per le pari opportunità e la valorizzazione delle diversità è avvalorato dal 38% di presenza femminile nel personale, sopra la media nazionale del settore ambientale, anche nei ruoli apicali. L'azienda cresce se crescono le persone e le loro competenze. Per Gaia è fondamentale la formazione continua. Da sempre Gaia pone una grande attenzione alla prevenzione e alla sicurezza sul lavoro. Nel 2022, con soli due infortuni, si sono registrati valori minimi mai riscontrati degli indici infortunistici. Al polo trattamento rifiuti arrivano le raccolte di imballaggi in plastica, metallo, carta, ingombranti e indifferenziati. La linea di selezione della plastica può trattare fino a 50.000 tonnellate all'anno di imballaggi, separando automaticamente acciaio, alluminio e 12 tipologie diverse di polimeri, collettori ottici, vagli, separatori magnetici e controllo qualità finale eseguito dai dipendenti Gaia. La piattaforma di selezione della carta invia alle cartiere il materiale cellulosico privato delle impurità. La linea di selezione dei rifiuti ingombranti e l'impianto di trattamento meccanico biologico per i rifiuti indifferenziati intercettano quanto ancora recuperabile e riducono gli effetti negativi del successivo smaltimento. Dalla raccolta differenziata dei rifiuti organici, Gaia ottiene compost di qualità e biometano nell'impianto di San Damiano d'Asti. Inoltre, attraverso le sue 12 ecostazioni, Gaia riceve rifiuti urbani che non si possono inserire nelle raccolte differenziate domiciliari per inviarli al corretto recupero. Infine, gli scarti, non più recuperabili, vengono smaltiti presso la discarica per rifiuti non pericolosi di Cerro Tanaro. I conferimenti al polo trattamento rifiuti sono in linea con i dati storici. L'impianto di San Damiano d'Asti ha aumentato la sua potenzialità con l'avvio di un secondo digestore anaerobico. L'approccio di Gaia alla sostenibilità si declina in una ricerca continua volta a ridurre gli impatti ambientali. Nel 2022 la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è stata ampliata con l'attivazione di un cogeneratore a biogas nell'impianto di San Damiano d'Asti e due impianti fotovoltaici. L'impegno verso i principi di efficienza e tutela si attua con un sistema di gestione integrato, basato sui migliori standard internazionali di qualità, ambiente, sicurezza. Dal 2009 tutti gli impianti sono registrati EMAS. Nel 2022 Gaia ha ottenuto la certificazione di sostenibilità del biometano.
la conformità agli standard e alla normativa nazionale è garantita da un processo costante di verifica interna e dalle ispezioni degli enti di controllo. Gaia mantiene attivo e aggiornato il proprio modello organizzativo di gestione e controllo con il monitoraggio dell'organismo di vigilanza. Dal 2005, in linea con le aspettative aziendali e con i requisiti degli standard internazionali, Gaia delinea un percorso di sviluppo sostenibile monitorando gli indicatori ambientali più significativi per la sua attività. In linea con l'obiettivo 15 dell'Agenda 2030, Gaia si impegna per la tutela della biodiversità e persegue l'obiettivo di un generale riequilibrio sostenibile delle risorse economiche, sociali ed ambientali.